Allora visto che se saremmo arrivati al ballottaggio ci avrebbe aiutato in tutti i modi possibili, se è detto disponibile anche a venire ad attaccare i manifesti, lo aspettiamo. E quindi chiedo la parola al sindaco di Montedicoci, da Giuseppe Pugliese. Amici amici di MonteDiProcita.com, salve, siamo qui a Bacoli con il candidato a sindaco Giosi della Ragione e con il sindaco, il neosindaco di Montedicoci, Peppe Pugliese. Partiamo ovviamente con il candidato a sindaco Giosi. Allora, al di là del dato politico, ormai ultimi giorni di campagna elettorale, quali sono le emozioni di una cavalcata così lunga, così estenuante, anche un po' cattivella? Sì, sono le emozioni di chi ha studiato e ha combattuto per anni, in particolare nell'ultimo anno, e avere qui all'ultimo comizio politico, praticamente prima della chiusura, Peppe, sindaco di Montedicoci, è per noi motivo di vanto e orgoglio, perché stiamo dimostrando, prima ancora di vincere le elezioni, perché siamo fiduciosi in questa, nella vittoria di questa battaglia, che è possibile unire le due realtà, Bacoli e Montedicoci, un'unione politica di collaborazione, di sintesi, che possa puntare sulla valorizzazione di quelle che sono le nostre ricchezze e risorse, far sì che i giovani non debbano più emigrare da questo territorio, far sì che dalle nostre ricchezze si possa veramente creare occupazione e lavoro, per una politica che non sia semplicemente onesta, ma che dimostri che l'onestà, con l'onestà si vive in modo assolutamente giusto, che l'onestà conviene, che è possibile vivere con una politica che non sia di accattonaggio, ma una politica che sia, che riesca a rappresentare tutti i cittadini in egual modo, a prescindere da chi abbiano votato. E questa unione con Peppe e con Montedicoci, che va avanti da anni, da 6-7 anni, oggi è la sintesi di una cittadinanza che ha deciso di svoltare, di cambiare e di dare a coloro che si sono attivati nel tempo nei comuni di Bacoli e Montedicoci la possibilità di amministrare i comuni. Allora, il dato politico di Montedicoci è stato un po'... si è mandati a casa una certa classe dirigente che era lì da parecchio. Credi che, ovviamente parlo di feeling, parlo di sentore politico, credi che sta succedendo la stessa cosa qui a Bacoli? Sì, se noi vinciamo le elezioni comunali vanno a casa consiglieri che sono lì da 30 anni, da 25 anni, da 20 anni, una classe politica che ha praticamente fallito e che aveva bisogno di una sponda, di una contrapposizione di meritocrazia per dimostrare appunto che i bacolesi siano pronti a votare, a sposare un progetto reale per il cambiamento. Al primo turno abbiamo ottenuto oltre 5.600 voti, un dato incredibile, non siamo coalizzati con partiti, siamo liste civiche, non c'è nessun ex nelle nostre liste e questo rappresenta un dato pazzesco. Vogliamo assolutamente confermarlo e migliorarlo al ballottaggio, vediamo la cittadinanza risponde e l'onda lunga di Montedicoci sicuramente ci aiuterà ancora di più a raggiungere il sogno, che è il sogno non della vittoria delle elezioni, ma di portare avanti quella rivoluzione culturale che è cominciata 6-7 anni fa a Bacoli e a Montedicoci, con due gruppi politici che fa come associazioni e come partiti si sono presentati alle elezioni e che oggi, dopo 5-6 anni, puntano ad amministrare la città insieme. Allora Giosi, Free Bacoli è stata presentissima sul web, ma anche tantissimi incontri live con le persone. Abbiamo visto tantissimi gli incontri che hai fatto presso le abitazioni, presso parchi pubblici, eccetera. Cosa lascia una campagna così? Sicuramente un'enorme fatica che però sarà, diciamo così, è stata già ripagata da un enorme sostegno popolare, la cittadinanza è scesa in piazza, lo abbiamo detto, non veniamo nelle vostre case, ma dovete almeno affacciare dai balconi, e i cittadini lo hanno fatto, li abbiamo trovati sempre, da Cuma a Miseno, addirittura alcuni incontri pubblici anche a Cappella Lato Monte, quindi siamo riusciti veramente a coprire tutta la città, l'abbiamo fatto sul web, ma l'abbiamo fatto anche nel reale, riportando la politica tra la gente, i cittadini stanno rispondendo, così va fatta la campagna elettorale, i cittadini devono ascoltare le proposte, devono avere un confronto reale, non abbiamo mai parlato male di altri, ma abbiamo utilizzato tutti i minuti a nostra disposizione e la voce che avevamo a disposizione che oggi via via sta mancando per dire qual era la nostra idea di paese e si sposa con quella di Peppe a Montedicoci e quindi siamo convinti che dal 15 di giugno insieme possiamo rappresentare un baluardo nell'area flegrea, la provincia di Napoli, un'avanguardia politica per costruire la città flegrea. E allora noi ringraziamo ovviamente il candidato a sindaco Giosi della Ragione. Peppe, allora tu invece hai recuperato la voce. Sì, sì, sì. Adesso noi veniamo da un relativo riposo. Siamo al comune sicuramente dove ci aspettava un bel carico di lavoro, però siamo già con la soddisfazione di una campagna elettorale conclusa e conclusa alla grande dal nostro punto di vista.
Siamo qui stasera, io ho il piacere di vedere gran parte del comitato elettorale di Svoltiamo Insieme, quindi per dare, per esprimere un sostegno forte e deciso a Giosi e a tutta la sua coalizione, perché pensiamo onestamente che sia stato già avvincente questo percorso di opposizione insieme, abbia già visto la costruzione di una seria e fattiva collaborazione dai banchi dell'opposizione, quindi tutto lascia presagire che questa collaborazione, che ha già dato i suoi frutti come delle mozioni comuni, delle interrogazioni comuni, come l'affrontare delle tematiche come quella ambientale facendo sinergia, possano portare poi ad una seria e concreta collaborazione tra i due comuni. Su questo siamo assolutamente ottimisti e questo è il messaggio che vogliamo lanciare qui stasera. Noi siamo contenti, saremo contentissimi di una vittoria di Giosi e della sua squadra, perché così i due comuni ne possono guadagnare tantissimo. Allora sindaco, con te possiamo fare anche un passo in avanti. Giovedì prossimo primo consiglio comunale a Monte di Procida. Lunedì prossimo, se non sbaglio. Lunedì prossimo. Sì, lunedì il primo consiglio comunale, in cui ci saranno gli adempimenti basilari, la convalida degli eletti, l'elezione del presidente del consiglio comunale, e sarà data comunicazione della nuova giunta, che è già pronta, che però mi tengo riservato qualche che altra quindi volta. Non possiamo avere come scoop a Potere di Facilità Fotocop. Ve la do in anteprima tra qualche ora. Perfetto. Va bene, grazie. Allora, grazie a entrambi, ovviamente in bocca al lupo a Giosi, grazie mille al sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, e tutto per montedi procida.com, grazie.